Vediamo le pagelle, esatto. Allora, Alessandro Blizzari 6,60, Daniele Gasparetto 6,22, Martin Valiant 6,46, Signorini 6,17, sostituto da Vidiello 4,81 e basta, questi sono i difensori. Diciamo che Gasparetto in occasione del gol, non so se tu prima la mesa l'avevi accennato. Era un bolly day on ice, effettivamente. Cioè, un difensore d'esperienza lì un attimo del Giversa, cioè riesce, non è Bruno Conti, insomma, l'ha saltato. No, direi di no. Con una certa facilità gli ha fatta una fine, insomma, questo è il giocatore più esperto che ci abbiamo, sto ragazzo. La difesa in quel momento dipendeva da tutte, però insomma, un bizzico d'esperienza, non lo so, di malizia, d'astuzia, invece, ripeto, l'ha saltato come fosse Messi, invece mo Cerri, perché c'ha tante qualità, ma non penso sia uno che ha un dribbling ubriacante. Insomma, che dopo il gol è venuto dal cross, perché Cerri avete visto, fintato di sinistro, e la messa di destra. Il gol è venuto dall'arbitro, ribadisco, sì, però, in getto. Insomma, va bene, Vidiello, se ti fischiano rigore, chiaramente sono due volte che entra in modo scomposto. Centrocampo, Ivan Varone 5,85, Angiulli senza voto, Paolucci 6,78, Defendi 6,45, Angiulli un'altra volta senza voto. Vabbè, è sempre lui. Ma invece vorrei fare un plauso a Paolucci, perché per l'ennesima volta ha fatto ma soprattutto ha recuperato un sacco di palloni, ha persi pochissimi, me ne ricordo soltanto uno, nel primo tempo, che ha tergiversato per il passaggio all'indietro a Signorini e ha recuperato, mi sembra, un colombatto del Perugia. Insomma, una gran partita fatto. Una ripartenza, però per l'ennesima volta, insomma, un giocatore che comunque sia, l'anno scorso faticava nel avere una continuità di prestazione, quest'anno invece si sta riscoprendo, insomma, ad alti livelli. Due Paolucci in campo sembravano. Attacco, Mirko Garretta 6,12, Luca Tremolata 6,09, Adriano Montalto 6,78, Filippo Discione 6,42. È un po' troppo su 6,42? No, secondo me è un po' troppo in generale se la parto. Anzi, ecco. Forse Discione nel primo tempo è stato il migliore. Sì, io direi che stavolta secondo tempo non pervenuto. Però per esempio Garretta stavolta ha deluso. Anche secondo me. Montalto 6,78. Anche Tremolata, mi aspettavo di più da... Sì, sono tutti e due da 6,6 meno. Insomma, stavolta no. Montalto invece l'ho visto combattivo come le solite volte, si è fatto poi anche il gol, e poi ha tirato un rigore degno di quello che si deve tirare, insomma, una bella botta, sfondare la porta, non il rigoretto che era successo ad Albadoro a Bari, insomma. Sandro Pocheschi 5,27, abbiamo detto di quello che secondo noi ha sbagliato, quindi nel voto ci sta, Gianluca Aureliano di Bologna 3,50, Gigi sei rimasto l'unico, penso, in tutta la terra. Perché 3,50? No? Perché tu, secondo me, il voto è 3 e il 50 lo prendono da te. No, io quel mezzo voto è quello che glielo alzi tu la media, perché sennò... Comunque ho letto quotidiani oggi non esiste, davano la Gigi, sufficienza. Non esiste quel rigore, ma i quotidiani a metà neanche hanno visto la partita. Perché scrivevano giornalisti di Perugia, forse. Ah, ecco. No, come al solito, fra qualche anno scoprirà che c'avevo ragione. Come no, certo. No, io soltanto, ripeto, soltanto per l'occasione del rigore, che a parer mio non c'era, ma anche quello quando dice Enrico, anche a parer suo, comunque... prima del rigore Non è questione. È molto democratico questo. No, ma non è possibile fischiare un rigore al 92, parte il minuto, in un derby in casa, non esiste, non ci sta. Perché ti faccio un esempio molto banale, senza andare lontano. Partita di ieri, Genoa-Roma. Ok, ultimo minuto, anche lì in recupero, punizione a spiovere, De Frelli in allungo, la prende la palla in scivolata e riesce a rimetterla dentro. Appena toccata la palla, rimessa dentro, arriva il difensore del Genoa in scivolata, lo ammazza, però anche lì l'azione è finita perché l'ha già passata, però lì non viene fischiato niente. Neanche la richiesta di VAR. Niente, non c'è stato niente. Invece qui, azione finita, che quello colpisce di testa e dopo che ha colpito non viene neanche disturbato nel colpo di testa. Dopo interviene portiere, pare in butta in angolo lui, l'arbitro che non si sa come ha fatto a vederlo, perché hai visto dove stava, chi c'aveva davanti e quando, quindi libera proprio quasi da palla di vetro vedere quel rigore, lui fischia tranquillamente il rigore, forse non me so spiegare, perché voleva fischiare il rigore, è palese questa bene, cosa, e allora io fossi Ranucci, altro è protestare, gli manderei la diffida, io questo non lo voglio mai più. Ma questo l'avevo mai fatto già da tempo. No, tra l'altro, cui lasciamo perdere. Comunque io sono d'accordo, forse non mi sono espresso, ho detto che a termini di regolamento non è inventato, ma che tutto quello che tu hai detto da poco fa è vero, quei rigori non si danno, questo è il discorso. Ma lo sanno, penso, quasi tutti, anche
diciamo, gli sportivi perugini che si sono resi conto che il rigore era un po' generoso, diciamo. I tifosi perugini secondo me non se ne accorgono più, perché il terzo di fila è un derby. Ma questo era il più netto. Generoso. Certo, questo era il più netto. Pensa a quell'altri. Questo era il più netto. Che mi vuoi comunicare, regista, con questo sottotitolo? Se loro sanno qualcosa... Pare perché non. Fa un po' il giornalista, raccontaci qualcosa. No, pare che ci siano state delle scaramucce nel tunnel del passaggio dei giocatori negli spogliatoi. Che si è soffermato un giornalista di Perugia su questo episodio, scrivendoci proprio un articolo. Alcune testimonianze di tifosi. In curva est anche loro pare che abbiano visto insomma degli animi un po' agitati, però ecco, vedremo insomma il comunicato del giudice sportivo, se ci sarà qualcosa in merito. Insomma, l'ingresso ai spogliatoi sembra che ci siano state delle scaramucce tra giocatori della Ternana del Perugia. Io assistevo da una parte tranquilla. Prima di passare all'ultimo titolo, no? E ci vorrei chiudere la trasmissione. Vogliamo vedere quella foto, quel reperto fotografico? Ecco, questo è un gradone della Sud che non ha retto al tifo del derby. Ecco, comunque, insomma, non è... No, diciamo che lo stadio qua, nuovo non è proprio nuovo lo stadio. Anche qua diciamo che quando i tifosi si sono scesi e poi risaliti per riassistere alla partita, poi sono stati dei cori, no? Chi non salta un perugino. C'era un pezzo di gradone in meno. Sì, fortunatamente adesso non so bene se a fine partita o verso la fine sia ceduto questo. Si vede che non è questo nuovo, pezzo. Dai. Però comunque anche in questo caso bisogna insomma cercare, sia della società che del comune, di fare una sorta di sopralluogo. I pezzi che si staccano potrebbero diventare anche oggetti contundenti, non è il caso. No, ma non è tanto quello lì, che c'è il discorso della sicurezza. Sto scherzando, no? Gigi, stavo cercando di sdrammatizzare. Bene, via, ultimo titolo, cerchiamo di accantonare sto derby perché non se ne può più. Lo faremo dopo la pubblicità. Bene. Goditi solo il meglio del sole. Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema Pergotenda, le strutture outdoor Bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Bene, eccoci di nuovo in studio, come promesso ultimo titolo, una classifica che fa paura, punto di domanda, e io lo leverei il punto di domanda, Gigi? Assolutamente sì, perché abbiamo fatto 9 partite in casa e 7 fuori, primo. Secondo, il calendario adesso non è facile, per non dire che mette paura. Dobbiamo arrivare, ieri sera stavo facendo i conti, dobbiamo arrivare a 22, sarebbe meglio 23,
perché poi nel girone di ritorno con qualche innesto anche 30 sarebbe meglio. Sì, no, vabbè, io dicevo 23 perché qui è tanto, si arriva a 20 perché è fattibile. Allora io dico, dobbiamo prendere, come ho detto la settimana scorsa, 3 punti con la Pro Vercelli. 19. Ecco. Poi? Poi bisognerebbe prendere 2 punti, o meglio 3, fra Pescara e Parma. No? Trasferta? Una delle due, Pescara. O Igi col Parma o Igi a Pescara. No? Perché poi abbiamo Palermo. A quel punto siamo già a 22. Poi abbiamo il Palermo fuori e la diamo persa, e poi abbiamo la Velli. Scusa, tu vuoi vincere una delle due tra Pescara e Parma per sì. arrivare a 22? Certo. Più cerco di vincere quella Pro Vercelli e c'ho l'ultima con l'Avellino, che posso anche pareggiare e arrivare a 23. Questo... Quindi prevedi una vittoria in trasferta da Ternana. Titolo, no, Marini, la Ternana vincerà la prima in trasferta. Madonna. No, possiamo anche vincere speriamo, con il Parma. Replichi? Però analizzando un po' la, statisticamente, insomma, l'andamento della Ternana. Bisogna, la Ternana anche, 23. Sì, ma anche me. Quella che comunque delle squadre che si trovano nella bassa classifica, che ha perso di meno... E ovviamente è scontato che pesano le poche vittorie. Vabbè, no, per, sì. per a lui squadra... non insulti quando io dico le cose così banali, mi riprendi sempre. Oh, veramente no. Lo stavo per dire. A lui ti sta simpatico. Invece. Però, no, comunque è andato di fatto. Però c'è da dire che comunque 4 sconfitte soltanto per questa squadra, con alcune vittorie in più, t'avrebbe fatto no, risalire in classifica. L'hai graziato un'altra volta. Segno, comunque la sostanza è l'obbietà, questa è che adesso l'obbietà. È che adesso purtroppo non so se voi siete d'accordo, io questo era l'argomento, il calendario è un pochino più difficile rispetto alle partite che abbiamo, a queste 16 partite che abbiamo affrontato fino adesso, perché affrontiamo squadre, per esempio il Palermo fuori casa mi pare una partita proibitiva per mille motivi, poi magari vinciamo, no? Chi è che ha vinto ultimamente a Palermo? Cittadella. Ecco. Però sulla carta pare difficile, a parte che sta Ternana, no? È una squadra imprevedibile, non la può. Se non vince a Pescara, ecco, che un gioco da matti come no, fa? Ecco. No, a Pescara se non cacciano via Zeman vinciamo, cioè si può vincere, certo se lo cacciano è più difficile. Però anche a Foggia, no? Sembrava una partita da, sì, da over, però invece fino a 1-1. Ma quindi... perché ti sei mangiato 2-3 gol? Adesso non è che è così Zeman... tanto scontato fare 4 gol tra... Faccio una parentesi, non è che Zeman è come Stroppa o Pokeshi che fa solo tanti gol. Zeman è proprio uno che perde, cioè se lui c'ha la Juventus perde, c'ha il Pescara che è una squadra che dovrebbe lottare per la promozione, perde. Però la portava in Serie A un po' d'anni fa. C'aveva una squadra che c'aveva dei giocatori che adesso giocano in nazionale, diciamo che in tanti anni Zeman è riuscito a non vincere tanti campionati, a perdere tanti campionati con Lazio e Roma che erano forti e a vincere per sbaglio quell'anno perché il Pescara ce l'aveva fuori. Questo non significa che non già abbia fatto divertire, ma come allenatore, come rendimento, come risultati, lasciamo perdere. È uno che ha costruito la carriera parlando male di una squadra odiata dal 60% degli italiani. Date retta a me. Ecco, che era Juventus. Certo. Tu sei juventino. Sei siccome la maggior parte degli italiani... No, io no. Pensavo no. Non è però Juventus. È la realtà. È la realtà, ma perché Zeman ha giocato col 4, ancora fa il fuorigioco. Infatti sei esagerato, perché il primo Foggia di Zeman, secondo me... Anche Orrigo con la Lucchese era grande. Sì, ma Orrigo ha fatto un anno, Zeman pure, è stato a buoni livelli. Dopo ha campato di rendita parlando male della Juve. Scienza infusa, scegli meno. Però perché se tu mi dici un campionato che ha vinto Zeman, io dico hai ragione. Ma vedi che io ho fatto bene a dire che lo date lei. Però forse c'è un ex di turno con il Pescara che... Speriamo non ci faccia male, che Pentinari che quest'anno... Sì, però questo non significa che Zeman abbia vinto qualche campionato. No, volevo esulare da sta cosa di Zeman. Faccio presente che è andato in Turchia, manco la borsa gli hanno fatto... Scusa, ma Spalletti quanti campionati ha vinto? In Italia. Beh, aspetta, però adesso... In Italia... Un momento, Spalletti, a parte che è andato a giocare, è andato a allenare lo Zenit e l'ambiente era quello che era... In Italia... Sì, ma voglio, Dimmi quanti campionati ha vinto Spalletti. Io non sto parlando di Italia o estero, sto dicendo che Zeman non ha mai ottenuto risultati e che ha costruito la carriera non sui risultati ma su altre cose. Vabbè, però bene, quello della Juve l'ha detto dopo, comunque un minimo di carriera ce l'ha avuta. Ma vabbè, insomma, ma parla con... Ma comunque in Turchia, comunque Zenit è andato in Turchia, se dico Zeman è andato una volta in Turchia, manco la borsa gli hanno fatto facendo. Se per quello gli hanno dato la camera, rossa. Dopo mezz'ora è andata, ecco, punto. Anche Del Neri andò... A Empoli. Al Porto. Anche sì, a Porto. Infatti, un altro estremo, un altro degradista. All'Empoli. Non venì neanche il ritiro. No, andò con la Juve e disse che Buffon non era un portiere, non so se vi ricordate. Che mi vuoi comunicare? Abbiamo detto che la classifica fa paura.
un'altra cosa. No, è la speranza, è questo per riallacciarci, che il Pescara è più forte di noi. Male dei tifosi. Io dicevo che il Pescara è più forte di noi, però l'elemento Zeman ci può dare una mano, questo dicevo io. Speriamo. Che ancora fa il fuorigioco nel 2017. Speriamo, ma quell'anno non lo fa nessuno invece, va bene. No, perché non serve più, perché l'anno è in fuorigioco solo chi riceve la palla. Beh, certo. No, perché non sei d'accordo? Non vanno più un fuorigioco, quindi non si vede più un fuorigioco. No, sì, ci stanno, ma, dico, guarda, ma è la tattica che è inutile. È la tattica che è inutile. La tattica del fuorigioco è inutile. Va bene. Poi abbiamo Parma, sempre in trasferta. Parma ci giochiamo. No, scusa. Parma in casa. Abbiamo il Parma. Parma in casa. Di Pescara, Parma l'8 di dicembre. Di venerdì. Di venerdì, una giornata di festa. Della sì, dell'Immacolata, e poi dopo andiamo a Palermo. A Palermo, e poi abbiamo in casa la Pro, no? E poi andiamo a Avellino. E poi Avellino il 28, mi sembra. Quindi, di dicembre, queste, perché sì, è stata sì, anticipata queste, ancora una volta. Prima si doveva giocare di sabato, poi di venerdì. Adesso si gioca. No, io dicevo, sono queste 5 partite, sì, che sono difficili adesso, sinceramente, no? O al di là del Pescara. Beh, in trasferta di più. In casa, diciamo, adesso il Parma, secondo me, sulla carta te la puoi giocare, insomma, una squadra che ho visto qualche volta in difficoltà. Se la gioca con tutti, perché sì, se la giocherà a Pescara. Però certo, trasferte come Pescara e Palermo sono un po' più indigeste. Sì, anche Avellino. Certo, Parma e Pro in casa, lì devi fare bottino pieno sicuro. Poi dopo la trasferta te la giochi, perché poi si vede, insomma, la Ternana se la gioca sempre a viso aperto. Credo salvo contro il Bari, no? Che è uscito, ma insomma, poi comunque se segni rigore, dicevo, ci chiede il nostro Alessio se servono 3 innesti. Beh, solo 3? Ma servono 3 innesti che, di esperienza, sì, 4-5, credo, quindi. Che la società si sia resa conto, insomma, poi adesso ripeto, è tutta sua la squadra, appunto, a maggior ragione. Molto probabilmente ha adottato un attimo una linea di prudenza per vedere, no, come si evolverà, evolvere la situazione. Stanno già gli svingolati, a Mariggio ha fatto i 2 gol con lo Spezia, dico, nel frattempo. Beh, visto che adesso ormai è andato. Marino non è italiano, per cui non, questo è andato, non andato, mai, però, Spezia, non avrebbero mai comprato, hai ragione, no? Però per dire che gli svingolati, no, adesso stavo dicendo, adesso è vero, ormai aspettiamo gennaio, magari è più logico. Beh, anche perché comunque la Ternana, qualcuno soprattutto che non bisogna aspettare 2 mesi prima che raggiunga sufficienza, che nel frattempo fisico, qualche giocatore svingolato di esperienza ci poteva far comodo, guarda già, sì, in questo tempo, ma non solo su questa rosa, ci sono alcuni giocatori che non sono mai scesi in campo, cioè, quindi mi viene in mente Giogli, Battistoni, Capitani, Zanon, che ha fatto il primo che hai detto? Gigli si chiama Gigli, ok. Gigli. Vabbè, non lo sai. Perché non è sceso mai in campo. Difensore. Infatti, stai parlando. Ma che si veniva a scuola con me? Un certo Bombaggi, ma non, che ce l'abbiamo. Bombaggi, però, per esempio, stava, sì, è stato in panchina. Comunque. C'era in panchina? Sì, il derby, sì. E comunque, li ha utilizzati tutti questi, Comunque, Pochettino ha parlato. Li ha utilizzati questi 4-5. Tantissimo. Però Capitani, insomma, Gigli, non saprei dirti che faccia c'hanno, neanche Battistoni, un altro di questi che non è mai sceso in campo. Franchini, che comunque viene prestito, è tipo l'ufficio sinistro. Chi è questa gente? Che curriculum hanno? Giocatori, no, adesso in questo momento tu mi potresti dire qualunque nome. Se mi dico, De Sio, ce l'ha da gioca da là. Che so, Ruggeri. Sì, va bene, ma di che mi parli male dei tifosi? Voglio che scendi e te compri. Ti stavo dicendo che praticamente comunque questi giocatori possono tornare utili anche per eventuali contropartite, per ingaggiarne altri. Contropartita in che senso? Contropartita nel senso di giocatore che serva per un'altra squadra. Comunque buoni giocatori anche in Lega Pro, che certo, ultimamente, insomma, la sto seguendo, perché con grande Liverani in Lega Pro. Oltre a Liverani, ma c'è anche il Livorno che sta facendo bene, a parte che ha perso il derby col Pisa domenica, però comunque anche lì potrebbe essere un serbatoio di dove attingere, insomma, giocatori. Per esempio c'è Bianchimano, per attaccante della Regina, sta facendo benissimo. Ma un attaccante come Cristo comanda di categoria. No, c'ha ragione Enrico, adesso a gennaio, per a gennaio comunque bisogna, io credo bisogna che comunque mai, che si vedrà un attimo quello che bisogna fare, nel senso, ma che anche per il futuro, non solo a gennaio, insomma, sa se la Roma ci presta Under.
hai visto mai? Ma io penso che che a gennaio veramente a parte gli scherzi, gennaio è decisivo per vedere intanto l'intenzione della società e secondo perché purtroppo quest'anno squadre più deboli della Ternana, che pur sta giocando bene, ne abbiamo viste, forse l'Ascoli è un po' in difficoltà, anche societari, ma purtroppo ricordiamo che retrocedono 4. Adesso cerchiamo di battere sta Provercelli. Si è dimessa anche Maresca, quindi... Sì, cerchiamo di battere sta Provercelli, che è scontro diretto, ma 4 squadre più deboli della Ternana quest'anno, che poi sta giocando anche bene, però ha raccolto poco, non è facile trovare. Mentre negli altri anni dicevamo, però alla fine forse ce la facciamo. Come quello quest'anno, che gioca a poker, no? Siamo un po' pessimisti, perché... Poi dopo a gennaio bisogna aggiustare la rosa, perché io sono convinto che con un paio di giocatori d'esperienza torno al derby, la partita la portare a casa, ecco, quanti minuti abbiamo ancora? Qualcosina, poca roba, però veloce, se tu dovessi comprare, dici, 3 giocatori, chiaro, dimmi che ti serve. Ci serve un centravanti che dia una mano davanti, sia un centravanti esperto, uno che ti garantisce, che abbia sempre fatto questo, almeno 7-8-10 gol in Serie B. Ci serve un giocatore in più a centrocampo, secondo me. Di regia o di intermedio? Forse di regia ci possiamo tenere Paolucci, ci serve forse un giocatore forte fisicamente, che sia anche forte di testa, per esempio, soprattutto nei rinvii, nelle palle alte, che a centro, tipo Brevi, no? Un giocatore del genere che non abbiamo, perché abbiamo tanti centrocampisti. Abbiamo Varone, ma Brevi lì, sì, Varone. Ma a livello di Serie B. Sì, ma è un corridore, è un incursore, però ci serve forse proprio, ecco, al posto di difendere. Un mediano forte fisicamente. Ma insomma, non è detto, penso, dire è anche antipatico. Al posto, nel senso che si gioca al posto. Poi ci serve anche un centrale difensivo, secondo me, perché insistiamo a non far giocare Variant, ma se ci gioca Variant deve giocare un affianco un esperto, quindi ci serve di Achivè, che non l'abbiamo preso. Forse, perché poi non esageriamo. Ma se di Achivè era nato per sbaglio a Bolzano. Ma non è quello, non l'avremmo preso comunque. Non l'avremmo preso uguale. Senti, aggiungo, forse, ma non voglio essere incontentabile, ci servirebbe un portiere di riserva un po' più esperto, anche se Bleve sta andando benino, e un esterno, perché parecchi stanno sottolineando il fatto che sugli esterni abbiamo qualche problema, perché Vitiello non sembra ancora il massimo della forma, perché Ferretti ha giocato poco. Abbiamo pure Ferretti. Quindi forse ci serve anche un esterno difensivo. Ecco. Comunque l'idea di gioco, insomma, di Pokesci è quella di sfruttare le fasce. Quindi secondo me, anche vedendo un po' il fondo com'era l'anno scorso, cioè, ovviamente il paragone è differente. No, ma è così. Da quello che ho capito, comunque la sua intenzione è di sfruttare spesso le fasce e far giocare due giocatori, sia a destra che a sinistra, che salgono e difendono contemporaneamente. E in questa rosa, diciamo così, non ci sono questi giocatori con queste caratteristiche. Ci ha provato Favalli, dall'altra parte però purtroppo non ce l'ha mai avuto. E quindi questa idea di gioco facendo... In teoria lui c'ha Ferretti e Vitiello. Sì, ma non sono giocatori così di spinta che ti permettono sia la fase offensiva che la fase difensiva. Ci vorrebbe un Rispoli. Magari avercelo. No, per dire. Magari. Comunque due corridori sulla fascia... Sulla fascia che ti consentono comunque di attaccare, come diceva lui, con 4 giocatori offensivi e di difenderti poi in 5, capito? Con la difesa a gennaio 3. È decisivo, dai, perché sennò... Infatti, secondo me interverranno sugli esterni un difensore centrale e sì, però, attaccante. Scusa se mi permetto, la qualità che conta, al di là degli esterni o del centro, cioè lì bisogna prendere 2-3 giocatori che li prendi, cioè non è che poi ti vabbè risparmio, vedo. Ti serve, adesso non dico che dobbiamo prendere il migliore esterno della Serie B o il miglior centravanti, però non è, tu dici il Lega Pro deve essere però un giocatore che tu sei sicuro che ti rende. Dipende uno dal budget che metterà la proprietà, due dipende anche dalla volontà. Lo sappiamo budget, che a gennaio però io la proprietà gli do un suggerimento: conviene spendere un pochino a gennaio e restare in Serie B piuttosto che andare in Lega Pro quando i contributi sono molto però minori. Però l'abbiamo però visto. Ovviamente spostare un Icusano da dopo a prima la Ternana in Lega Pro si può però fare. Però l'abbiamo visto anche... Mi comincia a venire un dubbio. Bah. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, no? Con i giocatori contattati da Pagni, che ci diceva, nel senso, la Ternana era penultima in classifica a 22 non è che stava, punti. Stava facendo schifo la Ternana, era diverso. Ho capito, ma era difficile anche convincere che gioca bene, ma il giocatore qualche, ad accettare. Che manca di qualche secondo giocatore. Me si convince facilmente il giocatore. Basta che li paghi, vengono. Il giocatore si convince facilmente. Funziona così normalmente. Dipende, ripeto, sempre la stessa cosa. Comunque dal budget vuoi parlare male dei tifosi? No, non volevo parlare male dei tifosi. Sappiate che voleva parlare male dei tifosi. No, ho letto soltanto alcune cose in questa settimana sui social
che non è che mi sono piaciute molto. Comunque ho visto anche in diversi gruppi non accettare così i pensieri dei vari utenti, etichettandoli come gufi o come anti Ternano. Tanti gruppi sono usciti fuori bannando il gioco. Come? Qual è la novità? Oh, la novità che poi dopo... sono decenni che stai su rossoverdi.com, no, dove la norma, io credo che si debba remare tutti dalla stessa parte, ma non sarà mai comunque, così comunque accettando poi comunque il pensiero di tutti quanti i tifosi, allora, perché comunque sia se ti va bene quando stai allo stadio tutti tifano per la stessa squadra, appena esci assolutamente comincia non le fazioni, è soltanto una piccola giovane, un piccolo Maria. Pensiero che cerchiamo niente, insomma ci teneva proprio a parlare male dei tifosi, no, ma assolutamente non io anzi doveva farne a meno, l'abbiamo concesso. No, non mi mettere parole che non penso, perché non è così assolutissimamente, anche perché sono uno dei primi tifosi male, quindi tu da tifoso noi, parli male di altri tifosi, noi come, anche tu fai parte di una fazione assolutamente, e noi come redazione anche di Calcio Ternano siamo sempre molto vicini a iniziative dei tifosi e anche insomma alle varie sto scherzando, non so se è chiaro, bisogna anche specificare, perché non tutti capiscono l'ironia, come è successo anche a noi in alcune pagine nostre fan, dove scherzavamo un pochettino con le varie conferenze del mister, ad esempio come potrebbe essere stato quella con Ibrahimovic, alcuni tifosi non hanno capito queste cose, paziente. E ci hanno criticato, ma noi assolutissimamente non è caro Alessandro, questo, e con questo non, chiudiamo però questo, non volevo, no, io ti dico solo questo e con questo chiudiamo. Canale 5 manda in onda una fiction che si chiama Rosy Abbate, non penso di fare pubblicità perché se la fanno ampiamente, no, assolutamente. Allora nella prima puntata di questo sceneggiato, ma è cronaca, guardi, no, mai visto, però è cronaca, ho visto questo servizio al telegiornale perché ti fa capire il livello di subumani che esiste in Italia, penso nel mondo, ma in Italia stanno proliferando. Allora, nella prima puntata di questo sceneggiato è andato in onda un numero di cellulare che era nella fiction il numero di cellulare di un mafioso. Tanto bene, era un numero che esisteva, l'avevano scritto così, primo numero che è venuto in mente, ma corrisponde a una persona di Montebelluna, una cosa del genere, che hanno cominciato a chiamare affinché questo alle 6 di mattina, esausto dalla milionesima telefonata che gli arrivava, venimo su, ti ammazzamo, le peggio cose, mafioso qua e là, tu dove andare a fare denuncia ai carabinieri, gli hanno cambiato il numero. Questo per farti capire il livello, tu dici la gente non capisce le battute. Chiama i numeri di telefono delle fiction pensando che sono veri, no, figurati, ma noi pensa come se pensa che lì lo siamo non arrivati. È questo assolutissimamente, ma noi posso non capirla o capirla è quello che vogliono, il mio discorso era proprio totalmente ma diverso. Ma voleva dire questo, scusa, dammi 15 secondi, voleva dire che è brutto che da alcuni tifosi Ternani etichettino altri dicendo che non tifano per o che sono gufi, perché ognuno la pensa come gli pare, non ce l'hanno detto. Però nessuno ti fa contro, ecco. Ma noi non ce l'hanno detto? Giusto? Compresi i giornalisti, giusto? Esattamente. Ma come avemmo a dire, mano. Come avemmo, no, non mi fa venire. Come avemmo a dire molte puntate fa, ci rimbarza questo tipo di pensiero. Ringrazio Gigi Manini, Alessandro Madolini, ringrazio voi che avete anche stavolta avuto la pazienza di guardarci. Saluto quindi tutti gli internauti di OnTV e tutti i telespettatori di Rete Sole, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!